italiani in Kenya, italiani fuori dal Kenya, italiani con il Kenya nel cuore. Siamo nel cuore di Nairobi, a Westlands, al Science Center, dove ogni anno si tiene una delle più importanti fiere del turismo keniano. Holidays 2023 è una fiera che mette in mostra alcune delle più importanti aziende che lavorano nel turismo. Quindi il turismo del Kenya è safari, è mare, è luxury, è proposte per business di grandi alberghi, è proposte per le famiglie, per le vacanze, insomma è proposte a 360 gradi. È importante vedere come il Kenya continua comunque ad attrarre una clientela internazionale per appunto dare un'idea della sua proposta così varia e anche per diverse fasce sociali, per diversi tipi di approccio con il Kenya, che possono andare proprio dal turismo agli affari, alle conferenze, al relax e anche a proposte diversificate, le spa, e comunque è importante far vedere questo. Quindi le aziende che sono arrivate qui si promuovono e adesso possiamo entrare e fare un giro insieme a voi per mostrarvi che cosa offre quest'anno il Kenya in questa cornice importante come quella di Nairobi. Quindi seguiteci e entriamo a questa fiera Holiday 2023. Si apre la fiera con due dei più rappresentativi hotel, catene di hotel che da Nairobi comunque hanno poi le loro diramazioni sia sulla costa che in safari, il Sarova che appunto ha preso tra i vari hotel lo storico Stanley, l'hotel più antico di Nairobi, il Serena Hotels che ha comunque dei bellissimi lodge anche nei parchi più importanti, nel Masai Mara, nell'Amboseli, nel Samburu, il Pride Inn, una catena di hospitality anche molto importante, e poi da qui in poi si va ad altre catene più piccole che però hanno deciso di avere dei luoghi anche storici come il Salt Lake nell'Ozavo Ovest e il Tahita Hills anche sempre da quelle parti, però hanno anche la destinazione mare che è il Baobab di Diani, ed ecco quindi qua che l'offerta è importante. Poi ci sono anche delle novità, ad esempio questa piccola catena che ha tre hotel di un certo livello in una zona poco conosciuta del Kenya, ovvero la zona di Sagana, diciamo sulla strada che da Nairobi porta verso il Monte Kenya, quindi in luoghi che hanno anche delle attrazioni poco conosciute. Sagana ad esempio ha delle rapide dove si fanno diversi sport, drafting e via dicendo, ma anche dei laghi dove si può pescare, insomma sono destinazioni sì di relax dove si trova anche un'offerta di lusso, di tranquillità, ma fuori dalle rotte più classiche dove si scoprono delle altre cose. Ovviamente si parla di Kenya ma si parla anche di Est Africa, quindi anche Zanzibar ad esempio decide di venire a promuoversi qui in questa importante manifestazione fieristica. È un'offerta, quella di Zanzibar, che è chiaro è concorrente del Kenya, ma che in ogni caso può essere anche abbinata ai safari in Kenya come alternativa. Qua invece abbiamo il Diani Reef, un altro storico hotel della costa sud del Kenya, che è venuto qua a promuoversi, e il Kenya è anche Rift Valley e anche grandi laghi, ed ecco qua infatti Sawela Lodges, che è un luogo di incanto proprio sul lago Naivasha, e quindi anche questa è una destinazione che interessa. E l'offerta è anche insomma un'offerta diciamo di sapore etnico, e quindi c'è chi non ha rinunciato a far vedere le particolarità anche in questo senso. Vediamo infatti Giriama e Kasindaze, il ballo classico dei Giriama portato anche qui a questa fiera.
è importante quindi anche mostrare, vedete, infatti c'è chi si interessa anche a queste particolarità della costa. Mada Hotels, un'altra catena che ha recentemente oltretutto rilevato un resort a Kilifi. Ci inoltriamo, il Swahili Beach Resort è un'altra struttura di pregio sorta negli ultimi anni a Diani, che viene a promuoversi giustamente, non tutti la conoscono. Parlando di laghi, eccoci al Lake Bogoria. Lake Bogoria è uno dei piccoli laghi della Rift Valley, poco propagandati e anche poco nelle rotte magari di chi sceglie le destinazioni safari, mare oppure dei giri particolari nel Kenya. Invece è una destinazione che ha tanto da mostrare, proprio perché ha molti angoli segreti, è uno dei luoghi di migrazione dei fenicotteri ad esempio, ci sono le cascate, insomma, e iniziano a nascere anche delle strutture come questo Bogoria Spa Resort del Rift Valley Hills. Poi abbiamo invece anche tra gli espositori importanti, questa è una delle più famose agenzie di safari che organizza appunto anche dall'Europa tutte le varie destinazioni. Infatti vedete abbiamo lo Tsavo, il Masai Mara, l'Amboseli, quindi insomma si parla di agenzie che hanno una grossa esperienza nel vendere Kenya. Ecco, come si parlava del lago Bogoria, anche l'Helmand Teita, che vi abbiamo mostrato alcuni mesi fa con un nostro servizio proprio sul posto, il lago Helmand Teita è un altro luogo meraviglioso con una riserva importante di animali che insomma nasce poi storicamente da una storia centenaria praticamente, il lago Helmand Teita. Ed ecco finalmente anche qua presentata e rappresentata Malindi. Per fortuna abbiamo una delle strutture che vengono sempre a Nairobi a promuoversi, anche perché la loro clientela fa parte proprio di una concezione di turismo che non è solo quello italiano e solo quello europeo, ma anche quello di livello keniano. Infatti riconosco l'amico Bruno Boschi che viene a promuovere Malindi in questa cornice importante. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Stavamo proprio dicendo che c'è Malindi rappresentata grazie a Chilili Barini che da tempo comunque applica questa politica della promozione turistica rivolta anche e soprattutto ai keniani a Nairobi, per cercare quella clientela di livello che comunque sceglie anche Malindi tra le sue destinazioni. Quindi da qualche anno che abbiamo iniziato a essere presenti per poter promuovere Kilili, in questa bellissima nazione, la capitale, dove c'è un potenziale per quanto abbiamo visto enorme, e siamo convinti di continuare. Le prime reazioni sono positive, dopo 2 anni di sale che era chiuso, quest'anno le cose stanno iniziando molto bene. Ci auguriamo di riprendere un mercato per chi lì ne aveva locale ante Covid. Siamo sicuri che la strada è quella giusta e continueremo a perseguirla. Ci sono delle difficoltà oggettive che si sta cercando tutti insieme di superare, prima tra tutte quella dei voli da Nairobi, sì. Che è una priorità per tutti. Questa è una problematica che purtroppo negli ultimi mesi si è accentuata. Sappiamo che si sta lavorando per cercare di capire come incrementare i voli. Oggi c'è un po' una sofferenza, auspichiamo che anche la visita del nostro presidente la settimana scorsa abbia contribuito a aprire un po' le antenne sul mercato di Malindi, un grande mercato, e soprattutto implementare i voli che da Nairobi oggi sono pochissimi, con l'aspettativa che è molto alta. Sicuramente anche la risposta del presidente Ruto riguardo appunto a questa amicizia, a questi rapporti con l'Italia che vogliono essere incrementati e rafforzati, deve passare per forza anche dal turismo, che è una delle nostre eccellenze in quanto a servizi e in quanto anche a location che possiamo presentare come industria turistica. Questo è vero, Malindi e il Kenya offre buone possibilità, non solo Malindi, di un turismo europeo e italiano che speriamo continui al meglio e che si aggiunga appunto a quello keniano che continua a darci soddisfazioni. Assolutamente sì, per noi sì, e speriamo che continui. È un mercato molto ricco, mercato locale,
e credo lo spazio ce n'è per tutti. Importante incrementare i voli da Nairobi a Madrid. Certo. Grazie Bruno e buon Grazie, lavoro. Buon lavoro a voi. Ciao. E proseguiamo quindi il nostro giro, dopo Malindi abbiamo la Schnell, altra catena importante che ha rilevato già da tempo alcuni iconici lodge nei safari, uno importante è quello di Aruba nel cuore dello Tsavo Est, ma anche nel Samburu e via dicendo, ecco, quindi sono catene alberghiere che vanno a unirsi anche a quelli che invece sono hotel, resort isolati, che hanno ovviamente grande motivo di promuoversi. E continuiamo a girare quindi per questo Expo che nella giornata di venerdì e di sabato avrà sicuramente il suo clou. Oggi abbiamo visto molti addetti ai lavori anche arrivare, quindi agenzie e via dicendo. Ecco che una delle associazioni che lavorano molto per la tutela del Parco Nazionale di Nairobi, altra particolarità perché è l'unico parco nel mondo safari in città, all'interno di una capitale, di una metropoli. È bello che si venga a promuovere non una pura attività commerciale, ma appunto un'associazione, gli amici del Parco Nazionale di Nairobi, che lavora per tenerlo e per mantenerlo. Noi con loro siamo stati, vi ricordate, a vedere i programmi di fencing, praticamente di ricostruire la cintura di recinzione, ripiantando nuove piante per evitare che lo smog del, insomma, inevitabile della città lo invadesse, quindi per creare una cortina verde per far stare meglio gli animali. Ecco un'altra associazione tra l'altro di protezione della natura, il Flying Doctor di Amref. Qua ci vorrebbe un discorso molto lungo su qualcosa che tutti, bene o male i residenti, ma non solo, che qualsiasi proposta turistica dovrebbe abbinare come assicurazione, ovvero l'aereo che può arrivare in soccorso di eventuali incidenti e portare poi a Nairobi o nella struttura sanitaria più vicina chi ha dei problemi e deve essere ricoverato. Ed eccoci qua, quindi andiamo avanti con altri resort in questa fiera davvero esaustiva da questo punto di vista, perché c'è un po' di tutto, come vi avevo detto. Abbiamo anche Plan Hotel, un'altra offerta che riguarda anche Malindi, oltre che Diani ovviamente, dove poi recentemente è stato anche rilevato il Diamonds, è diventato Diamonds, ed eccolo quindi, vedete l'offerta, che poi non si limita chiaramente anche solo al Kenya, ma è un'offerta dove Malindi, con il Tropical, con il Dream of Africa e con il Dream Garden, offre abbastanza. Infatti come il Kilili sulla spiaggia di Silver Sand, oramai sono le due strutture di riferimento per questo tipo di turismo, quindi è buono vedere anche la catena Plan Hotel rappresentata qui. Il Mayan di Nanyuki è nel cuore di Laikipia, è un'altra di quelle strutture di lusso che varrebbe la pena visitare una volta nella vita, perché appunto, oltre che essere una struttura moderna e con tutti i comfort più esclusivi, è anche nel cuore appunto di un luogo storico bellissimo come appunto come Laikipia e Nanyuki, quindi Monte Kenya a pochi passi, ma anche lo sterminato altopiano dove si vedono un po' tutti gli animali. Quindi andiamo avanti per vedere altre strutture. Si parla di lodge, si parla di savana. Ecco qua nel Mara abbiamo queste strutture bellissime, anche nel Samburu di Atua & Cop Africa, questa catena che propone anche safari, esperienze davvero uniche. Un'altra catena di hotel, MGM, insomma gli heritage, okay, hotels che hanno il mare ai lati a campo, un'altra struttura bellissima. E non si finirebbe mai di girare ovviamente qui, perché abbiamo davvero di tutto, eccellenze di ogni tipo,
e quindi in questa fiera le possiamo notare tutte, i Severance Lodge, uno dei famosi antichi campi lodge nel Masai Mara. Ecco qui un'altra agenzia di viaggio, piccole compagnie aeree locali che permettono di perlustrare un po' tutto il territorio keniano, vedete, con piccoli voli, con possibilità anche su misura. Una fiera del Kenya che rappresenta un po' tutti noi che lo promuoviamo o chi lavora nel settore turistico. Eccoli qui, vedete infatti un po' di destinazioni messe in fila per far capire appunto che cosa è il Kenya, che cosa propone e che cosa ha di bello. Ecco, e abbiamo anche un altro campo che fa parlare del Kenya in tutto il mondo, Mahali Mzuri, la creazione del magnate Richard Branson della Virgin. È stato premiato più volte come il miglior lodge, o comunque il più innovativo, più particolare, il più lussuoso. Vediamo, c'è una foto infatti del lodge che guarda la sterminata savana del Masai Mara. Ovviamente questo è un fiore all'occhiello, non per altro, ma un po' come è stato per un po' di tempo il billionaire Amalindi, no? Un centro di attrazione che al di là della struttura, che è sinceramente per pochi, però dà appunto l'idea di cosa si può trovare in Kenya, anche andando a cercare tra cose che sono un po' più appetibili, sono un po' più soprattutto possibili per una clientela che non è proprio quella di miliardari. Ed ecco, quindi questo è il l'Holiday to 2023, questa fiera che da domani si anima di persone interessate, di addetti ai lavori, di chi lavora nella promozione di questo paese, da Malindi Kenya, dal portale degli italiani in Kenya, che è sempre presente, cerca di essere sempre presente quando ci sono anche attività di promozione in questo paese, oltre che poi nei posti, nei luoghi che fanno questo paese, per farvi sognare, per farvi capire che è così facile frequentare il Kenya ed è così bello tornarci. E quindi alla prossima da Freddy del Curatolo. Ciao. Thank you.